Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati con God of War e io vi invito di nuovo a lasciare tanti mi piace per supportare questa serie che sta andando benissimo grazie a voi. Comunque ci dobbiamo lasciare alle spalle Alfheim, abbiamo rivendicato la sua luce che ci aiuterà probabilmente a superare l'alito nero che si trova sul picco della montagna. Ho una confessione da fare, quelle voci che sento, beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. Per questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? E questa è una grande cosa. Quindi, le voci che sentiva... Atreus, non erano solamente le voci degli elfi? Io pensavo che magari in questo mondo, dove avete visto che quando noi siamo entrati nella luce è successo un qualcosa di misterioso, no? C'era una voce che ci richiamava. Ho pensato, vabbè, magari è il mondo. Invece no, lui le sente proprio in sé, tipo... È tipo Rufy di One Piece, cioè sente le voci. Comunque ragazzi, noi dobbiamo tornare indietro a Midgard. Come potete vedere non c'è Brock qui, perché... Penso che Brock stia solamente a Midgard. Ora riutilizziamo tutto il Bifrost e l'albero della vita che ci collegherà con il mondo. Tra l'altro vi ricordo, abbiamo la luce a Midgard. A Midgard. Vi ricordo che insomma noi possiamo andare nei vari mondi solamente con la runa del mondo. Quindi qui ad Alfheim ci siamo potuti andare perché ce l'ha dato la strega. Chissà ragazzi se potremo, penso di sì, immagino di sì, che potremo andare a visitare anche altri mondi. Sta cosa è una figata, io non vedo l'ora. Però noi adesso facciamo tutto il percorso inverso perché dobbiamo tornare alla montagna. Ora io mi prendo dei minuti per fare delle considerazioni, visto che comunque nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Sì, vabbè, quello che ci ha spiegato faticosamente la strega nelle scorse puntate. Comunque abbiamo ripulito un mondo e siamo tornati adesso ad Midgard. Comunque ragazzi, vi dicevo, siccome sto leggendo i vostri commenti delle prime puntate, ovviamente qualcuno è d'accordo, anzi la maggior parte è d'accordo con me sulla questione spartana dell'equazione di Atreus. Sto leggendo anche tante teorie su chi può essere lo sconosciuto, chi no. Però ragazzi, la cosa più importante secondo me è a sto punto capire questa questione delle voci, se è un potere di Atreus. Brock, siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Bene. Quando la finite di ciondolare vi chiederò un favore. Dica. Cosa c'è, nano? C'è un alchimista, Andvari, che lavorava alle miniere di Volundor. Non ho sue notizie da un centinaio di inverni, o giù di lì. È probabile che sia morto, ma forse voi riuscirete a trovarlo. È un nano come me, ha un bel anello verde e mi deve un favore. Lo cercherete? Se lo incrociamo. Ah, ho capito. Non si fa niente per niente, eh? D'accordo. Se troverete Andvari, gli farò creare qualcosa di speciale per voi. Con questa pietra riuscirete a entrare dentro le miniere. Boom! È un incarico secondario, ragazzi. Anzi, questo è un favore più che altro. Però io... Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Vabbè. Ragazzi, siamo tornati e siamo pronti ad andare sulla montagna. Prendiamo la... Magico via. Come si chiamava questa qui? Saliamo su con il magicoso di Sindri, che è il fratello di Brock. Non so se è meglio Sindri o Brock come fabbro.
Fatto sta che comunque tutti e due hanno costruito insieme la nostra ascia. Padre, credi che possa portarla adesso? No. Ma... ho detto no. Ok. Vabbè. No! Tu devi solo leggere. Quando ti dico di leggere, tu leggi. Vabbè, noi ragazzi stiamo andando a vedere se riusciamo a evitare l'alito nero, questa protezione che ha messo direttamente Odino sul picco della montagna. Forse non ci vuole far arrivare. Perché nostra madre voleva... Chi avrà scolpito il volto nella montagna? Tu lo sai meglio di me. Grazie. Stai attento. L'imprudenza ci fa solo perdere tempo. Vero. Infatti è emblematico il fatto che ci sia un volto scolpito nella montagna che emette questo alito nero, no? Cioè come se fosse un avvertimento, un monito per chi si avvicina. Però ragazzi, io vi voglio un attimo invitare a guardare lo spettacolo di questo gioco. Cioè, guardate che figata. Beh, ecco di nuovo l'alito nero. Che facciamo? Vediamo se la strega ha ragione. Guardate quanto è... come posso dire? Denso. Che scende fin qua giù. Funziona, aveva ragione. Vieni, finiamo l'opera. Calmo ragazzo, perché ogni volta che tu canti vittoria succede sempre qualcosa. Io ragazzi sono un po' perplesso, ve l'ho già detto, sulla strega io non mi fido tantissimo. Però perché Odino ha messo questo blocco? Ma soprattutto perché nostra moglie ha voluto portarci fino a qua, no? Cioè ci ha fatto distruggere l'albero e sappiamo quello che è, quali sono state le conseguenze. Sapeva tante cose, era amica dei nani, conosceva la loro lingua. Non lo so, io mi sto facendo delle idee in mente. Inoltre vi ricordo che io ho fatto anche una scommessa a Player Inside che non vi ho ancora rivelato, ve la rivelerò solamente se la azzeccherò o la sbaglierò, lì ci faremo un po' di risate. Questa è derivante dal... non potevi fare prima Kratos, eh? Il sentiero è bloccato. Su, scaliamo. La luce di Alfheim. Abbiamo completato adesso la missione che è iniziata due o tre puntate fa, però... fantastico, dove ci troviamo? Ma che bello. Secondo me ragazzi ci dovremmo anche tornare, perché tante cose ho la sensazione di averle lasciate indietro. Anche se ho fatto le secondarie in vostra assenza, quindi sono andato dal nano, ho fatto un po' di cose. La maggior parte ci dà oggetti così per potenziare. Mamma diceva che i giganti, prima di sparire, andavano sulle montagne di Midgard. Sono spariti? Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno tornati a casa. A Jotunheim. Forse. Chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. Sì, oppure a un Hokage. Scusate se battute stupide. Però è belle parlare di giganti. Bocca, ecco. Altro alito nero. Vabbè, gli stiamo in bocca. Pensa quanto gli puzzava l'alito a questa figura che potrebbe essere anche un gigante, eh. Però sarebbe bello ragazzi parlarvi dei giganti della mitologia norrena, visto che comunque il mondo, secondo questa mitologia... Deve premere sulla porta per Jotunheim nel Tempio di Tyr. I giganti sono stati qui. Cioè, aspetta, c'è un emblema che stava nel Tempio di Tyr, quindi c'è l'ingresso al mondo dei giganti. Cervo. Mai sentito storie di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi è. Non si passa, ma c'è una vasca di sabbia. Leggi, ragazzo. Che dice? Bestia al guinzaglio, schiavo incatenato, il mio richiamo l'ha solo sognato. Sarà la libertà? Boh no, non mi avventuro. Allora, tanto mi prendo l'argento, vediamo. Sì, tac. Distruggi e prendi sempre l'argento. Allora ragazzi, che succede qua? Davanti, nemici. Oh, ma chi è questo che corre così tanto? Fermi tutti. Allora ragazzi, siamo dentro un posto dove probabilmente potrebbero esserci stati i giganti. Vi dicevo, i giganti sono delle figure importantissime nella mitologia norrena, perché
Pensate, il mondo si è originato proprio da... linfa, in una caverna, strano. La linfa? Beh. Io quella lì non la so battere, comunque questo è un Dragler veloce. Vabbè, sono veloci, però li possiamo abbattere. Dicevo, si è originato proprio da un gigante. Così non va. No. Oh, chissà com'è arrivato lassù. Cosa? Dobbiamo cercare un indizio, un modo per passare. Vabbè, torniamo qua, ragazzi. Probabilmente c'è più da fare. No, allora, illuminiamo questo cristallo. Un attimo, ragazzi, che devo prendere e capire. Il pavimento. Non significa nulla. Manca qualcosa. Sì, manca un altro cristallo. Ci sarà un secondo cristallo di luce qui. Sì. Si vedete? Niente. Unendole si formerebbe qualcosa, però ci serve un cristallo. Un cristallo che dobbiamo mettere sicuramente qui. E c'è un cervo, avete visto? Tipo una statua a forma di cervo. Io qua non so, ragazzi, come possiamo abbatterlo. Forse ci serve un'arma, un materiale che non abbiamo per... Vedete? Non ha funzionato. Ah, arcapeva, ecco. Bene, lisci. Bene così. Devi dare il colpo preciso, però, se vuoi abbattere le cose. Vabbè, ce l'abbiamo. È un luogo importante per i giganti. Ci stanno mettendo alla prova. Ok, così va bene. Allora, che io sappia. Sì, che io sappia, i giganti non ci sono più a Midgard. Sono o spariti o sono andati via. È la risposta. Libertà. Sì, può andare. Oh, ci ho azzeccato. Vabbè, dai, era facile. Fai pure. Ok, frezza. Che sta facendo? Oh, pensavo ci fosse un ponte. Ah. I giganti ci mettono ancora alla prova. Attraversa le caverne oscure. Allora, vi dico la mia. Probabilmente questa è stata una montagna in cui... C'è un cristallo in quel portafiaccole, lo accendo? Liotta! Vai, accendi, Liotta! Meglio, no? Sì, è quello, però abbattiamo. Insomma, ragazzi, sicuramente i giganti sono stati qui. Dobbiamo però... scendere per salire. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, sei sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli Elfi e gli Ulduvolk. Non sono grandi davvero. E il Serpente del Mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico esemplare. Allora, è vera sta cosa, però bisogna spiegare un po', come vi ho già detto, ragazzi. E noi siamo qui apposta per completare queste informazioni. Il mondo norreno è stato originato da un gigante, perché voi sapete la figura dei giganti, che sì, è una razza, però nascono veramente come il primo gigante che si chiamava... aspetta, come cazzo Rola si chiamava? Tanto alziamo un attimo, ce l'ho sulla punta del... finisce con Ir, tipo Ymir. Vai, facciamo fuori le reti. No, oddio, gli incubi li odio in tutti i sensi. Vabbè, c'era questo Ymir, mi pare. Poi, ragazzi, se voi suggeritemelo se sbaglio, ogni tanto. Bomba. Questo qui, ragazzi, dalle sue ascelle fece nascere una coppia di altri giganti, fratelli, che poi si accoppiarono e diedero vita, insomma, e popolarono il mondo. Giganti e gli dei, quindi Odino e tutto il resto, sono da sempre in guerra tra loro, no? Tant'è vero che lo stesso Thor è conosciuto come lo sterminatore di giganti. Fino a un certo punto, ragazzi, che insomma hanno deciso di lasciare Midgard e andarsene. Però vengono descritti generalmente questi giganti come delle figure mostruose, delle figure ripugnanti, no? Spesso e volentieri non molto intelligenti, con dell'aspetto particolare. Per esempio quei due fratelli generati dalle ascelle, no? Dietro vita tipo un mostro a sei teste. Intanto c'è qua un sacco di roba da prendere.
Ah, un piccolo altro momento che non c'entra niente, però sennò mi dimentico sempre di dirlo. Vedete questi cestini appesi? In una secondaria Atreus mi ha spiegato che cosa sono. Sono praticamente degli offertori che gli uomini lasciano agli dei. È stato bello lo scambio che ha avuto con Kratos, che Kratos gli dice: guarda che agli dei non interessano i soldi, non interessano queste cose, non gliene frega niente. Ok, questo perché? Perché Kratos sa e ha combattuto e è stato un dio, quindi sa benissimo che quello che interessa agli uomini, cioè insomma quello che per gli uomini è importante, per gli dei non è così importante. Non riesco a saltare qua, quindi andiamo a esplorare un po' queste caverne. Insomma, vi dicevo ragazzi, questi giganti sono un po' così, vivono prevalentemente quando erano a Midgard in caverne piuttosto che... Che è qua? Oh, si combatte, vabbè, in caverne o in luoghi comunque oscuri, quindi ci sta tantissimo che si fossero stabilizzati qui. Vengono generalmente divisi in giganti di ghiaccio e giganti di fuoco, poi in realtà... cioè, ce ne stanno pure altri, giganti di mare, eccetera, eccetera. Effettivamente, tipo Fenrir, il grande lupo e il serpente del mondo sono veramente giganti a tutti gli effetti, cioè giganti proprio nel vero senso della parola, no? Giganteschi. Mentre gli altri, sì, avevano la razza dei giganti, viene descritta come una razza dal potere, dalla potenza bruta, proprio della forza, molto accentuata, poca intelligenza come vi ho già detto, molto istintiva, quasi come se fossero dei bambini. Acerrimi nemici di Thor, perché Thor, ragazzi, tra l'altro anche nei film della Marvel, insomma, voi lo vedete che spesso che va in giro e ammazza tutti, e lo stesso Loki... che è fratello di Thor, tra virgolette, però sappiamo che non è proprio figlio di Odino, cioè proprio del suo sangue, no? No, non lo sapevo, mi sono buttato. Anche lui è figlio di due giganti, anche se poi gli dei, nonostante fossero in lotta con i giganti, si univano spesso a... insomma, ai giganti per originare nuovi dei o comunque nuovi personaggi. Atreus, da me! Ok, arrivo! Corno di dromele, 3 su 3, oggetto leggendario. Guardate ragazzi quando ero un Mike Shosha il leggendario, quanto ci siamo divertiti. Almeno io mi sono divertito un sacco. Comunque per aprire quel coso bastava leggere la scritta che c'era sul muro, perché sennò non potevate trovare i simboli per aprirlo. Comunque andiamo avanti. Ah, e per completare la questione degli dei e giganti, il Ragnarok sarà lo scontro tra i giganti e gli dei. E un bel po' di cadaveri. Sì, qua è successo qualcosa. Bella. Dimmi dalle ossa. Cosa vedi? Infatti. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Stavo per dire la stessa cosa. Dalle ossa che vedo mi sembravano umani, quindi... Ah, ecco, siamo arrivati dietro al cornuto. La statua! Siamo passati! Puoi leggerla? Certo. Oh, questa è Durathror, uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non lo so. Però possiamo leggerlo dagli appunti. Un cervo dell'albero del mondo sorveglia i cancelli di Jotunheim. Questa è proprio la loro montagna. Sì, Jotunheim, patria dei giganti. Quindi probabilmente, ragazzi, se i giganti non ci sono più, potrebbero essere tornati a Jotunheim, no? E poi Jotar vuol dire gigante. Heim sarà mondo, no? Jotunheim, Alfheim. Quindi forse Alfheim sarà tipo il mondo, ragazzo, degli elfi. Che poi è così. Signor, sì. Stiamo imparando così, ragazzi. Spero che con questa serie... Ho visto questa lingua. Nuovi appunti. Abbiamo trovato una nuova pergamena, leggiamocela. Non si può parlare al serpente, ma il suo astio nei confronti degli Aesir è evidente. Aesir sono gli dei. Non potremmo distruggere il tempio di Tyr finché ci sarà lui. Comunque grazie alla sua presenza il lago dei Nove è completamente sommerso, quindi il nostro obiettivo, ovvero impedire il viaggio tra i regni, è stato raggiunto. Il custode corvo. Quello era il custode cervo. Forse il custode corvo sarà un altro dei custodi del grande albero, che vuole impedire il viaggio tra i regni. Ah, che poi tra l'altro, vabbè, aspettate un attimo.
nel momento in cui furono scacciati i giganti, comunque gli Aesir, gli dei. Oh, questo c'ha la spada fiammeggiante di fuoco. Queste sono citazioni per pochissimi. Vabbè, insomma, beh, sorvegliano il Bifrost in modo tale che, insomma, nessuno possa andare, insomma, nel mondo degli dei. E praticamente, tipo di tanto in tanto, lo stesso Thor va nel mondo, va a Jotunheim per uccidere quanti più giganti può. Appunto, è lo sterminatore di giganti. Perché appunto gli Aesir hanno paura, gli dei, quindi hanno paura dei giganti. Perché quando ci sarà il Ragnarok, che vi ricordo essere l'apocalisse, no? Il momento in cui il mondo come lo conosciamo, almeno come lo conoscevano loro, finirà. Insomma, si dice, la profezia racconta che saranno i giganti a prevalere in questo scontro con gli dei. E quindi da lì ci sarà un nuovo ordine mondiale, insomma. No, vabbè, un nuovo ordine mondiale no. Però, insomma, si rigenerà l'umanità, bla 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 bla. Fatto sacco, e comunque è questo. Per questo sono così invisi. Anche se, come vi ho già detto, il picco è la nostra meta. Andiamo, dobbiamo salire. Sì, c'è roba secondaria, ragazzi. Io faccio sempre, Dicevo, però, è per questo che sono sempre in lotta. Nonostante vi ho già detto che si unirono, cioè si uniscono spesso gli dei con qualche gigante, no? Fanno le ammucchiate. Wow, il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Dici, dici che non lo sapeva. Ras-Lir significa terrore. Ras-Lir. Vediamo un po'. Chi o cosa può venire chiamato terrore? Guarda, c'ho l'impressione che lo scopriremo. Io non so sinceramente se nostra mamma lo sapeva o no. Io, ragazzi, dico prima mamma, poi moglie, faccio un macello. Che cos'è? Strano. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse è una lanterna. Niente stoppino. Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Oh, ci credete, ragazzi, che stavo pensando la stessa cosa? Ormai io e... io adesso siamo settati. C'è una torcia a terra, ok, vabbè. Magari l'avranno lasciata, non lo so, l'ultima volta che sono venuti qui. Ma le torce chi le ha accese? È questo. Cioè, le torce se non spenge prima o poi. Se qualcuno le accende, significa che ha abitato questa zona. O comunque ha abitato. Smettila. Dai, stavo solo... Va bene. Stai solo scherzando perché sei un bambino, eh? Mi sembra... Avete mai visto uno dei film più belli in assoluto? Il film di SpongeBob? Non sto di una cavolata, è proprio bello. Quando ci stanno lui e Patrick che... vabbè, è tutta la storia. Che loro non vogliono essere ragazzini. Wow. Cos'è tutto questo? Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Capito? Come si usa? Non ne ho idea, ragazzi, ma siamo dentro il cuore della montagna. E c'è una miniera, forse è questo il motivo delle luci accese. Qui scavano, però chi scava? Perché questi mostri, i Drawler, c'è, cioè, chi se ne frega. Qualcosa che possa percorrerli. Sì, entriamo, vado a prendere 19 d'argento, butta via. So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh, ragazzo! Oh no! La corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. So come funziona, cheat. però adesso vedete... Devo togliere quel masso. Forse possiamo trovare una strada lassù, dopo esserci sbarazzati di quelle cose. Sì. Liosta! Liosta! Vai, ragazzi, facciamoli fuori. Se utilizziamo quel cristallo, vedete che li spugniamo.
Ottima sta storia. Che succede a quel drago? Guarda questo qua. Oh. Mamma mia. Utilizziamo il ghiaccio, dovremmo essere belli prepotenti contro questo qui. Visto che sono di fuoco. Aia. No, c'è quello là, ragazzi, che mi sembra un drawler più. Ci sono un sacco di droger qui intorno. Droger, vabbè, io lo chiamo sempre male, droger. Oh no 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 no, non lo posso attaccare quando si carica. Sono forti questi, ragazzi, occhio un attimo. Sa che forse è arrivato il momento di scatenare la nostra furia. Afferralo, padre. Afferro, sì, d'afferro. Peccato, ragazzi, che però le finisher sono più o meno sempre le stesse per i gruppi di nemici. I nemici sono forti. Sono forti, ma non fortissimi. Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù. Forse c'è una strada lassù in quel passaggio aperto. Vedremo. Vedremo, però, ragazzi, io direi che prima. No, dove va? Prima, però, io vorrei esplorare. Dobbiamo togliere quel masso da. Dal montacarichi. Questi marchi in giro non hanno. Ma le sculture in pietra sono chiaramente Yotu. Sai, credo che i giganti abbiano abitato queste montagne per averle scavate. Sicuramente, ragazzi, l'hanno abitate. Cioè, è chiaro, cioè. È impossibile che non l'abbiano. Non l'abbiano vissute. Cioè qua c'è un chiaro segno di vita. Cioè ci sono le scritte. Poi cioè, per esempio per entrare da quel coso da quel coso cervo lì c'era una prova. Quindi qualcuno l'ha costruita quella prova. Però che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. No. No però anche i nani. Ah, aspetta. Quindi qualcuno ha scritto. Quindi immagino i giganti hanno scritto giganti, no? Perché questo era il loro regno. Allora forse tutte queste costruzioni sono stati proprio i nani. Forse ci sono venuti i nani e ci avrebbe un senso la miniera. Ah, beh, allora sì. Restiamo qui, dai. Troveremo la soluzione. Sì, no, volevo solo aprire la cosa. La soluzione la troviamo. Dobbiamo togliere quel masso intanto. Quindi, ragazzi, tutto questo avrebbe un senso se è stato costruito dai nani, giustamente, che sappiamo essere una razza molto ingegnosa. Tra l'altro le armi quelle più potenti e importanti degli dei sono state costruite proprio dai nani. E insomma, se hanno scavato questa miniera all'interno di questa grotta, di questa montagna, probabilmente è qui. Mi chiedevo ecco, chi avesse sbagliato ogni dannato droger sulla montagna. Dovevo immaginarlo. E io mi devo sempre chiedere voi perché state sempre qua, ragazzi, eh. E infatti chi c'è? Brock. E allora è chiaro che qua. Sì, è territorio di nani. Lo sapevo che beccavo. Comunque, pensando alla questione che vi ho detto prima, vi ho raccontato che i giganti non avevano un intelletto così sviluppato. Allora è sempre più. Oh. Sento rumori strani. È sempre più confermato che sia stato costruito tutti dai nani. I famosi nani con l'ascia di mistero. Bello! Peccato, ragazzi, che il fulmine si attivi solamente una tantum, tra virgolette. E è solamente per il pugno di Thor che ho. Che ho attivato come. Insomma, come abilità alla mia ascia. Come manico, come pomo. Alla fine. No, pomello, come sono si stato dice? Bravo, vero? Hai del potenziale, ragazzo. Bravo, ragazzo. Riesci a spostarlo? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Allora, qua c'è un segreto. E che ovviamente esploreremo. E lì c'è qualcosa. Non lo riesco a battere, ragazzi. Qui c'è un tipo un animale gigante. Non lo so. Si muove. E siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Bene. Ah, probabilmente quell'animale tirava il carrello. Sì, vabbè, è chiaro. La forza lavoro dei nani.
Ragazzi, io forse avrò fatto qualche taglio qua e là. Sto andando a esplorare queste caverne, ma io voglio andare per esempio lì su. E io ci andrò. Però l'obiettivo rimane sempre lo stesso, vedete? Vado a prendere qualche cosa. Ah, lo sapevo che c'era. C'era qualche segreto. Una via attraverso la porta. Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Secondo me i ragazzi potrebbero essere semplicemente... Sì. Siamo andati dall'altra parte intanto. Potrebbero essere semplicemente... Non so... Mi viene in mente tipo che... Venivano usati dai nani, però... Perché stanno a terra? Forse hanno esaurito la loro carica di luce e li lasciano lì. Boh, non lo so, vabbè. Scopriamo. Intanto... Ci serve questo per salire in alto e togliere... Dobbiamo saltare lì, vedete, a sinistra. Sono quei puzzle ambientali che c'erano negli altri God of War. Ho sbagliato. Che c'erano negli altri God of War, no? Che la cosa che non mi piaceva però era che quando c'era appunto... Sì, questo... Oh, che schifo. Questi... Insomma, questi puzzle te lo faceva proprio vedere. Faceva vedere proprio tutto dove dovevi andare. Destra, sinistra, tutti i movimenti. E qua che abbiamo preso? Evocazione runica. Evoca uno stormo di falchi spettrali. Non abbiamo ancora usato il furore del lupo. Che è questo qua, vedete? Vabbè, no, ve l'avevo fatto già vedere, sì, forse. Che prendo però? Vabbè, mo prendo questo qua, ragazzi, giusto per provarlo. Poi magari lo scambio di nuovo con il lupo. Non ne sento molto il bisogno di utilizzarlo perché diciamo che Atreus ci fa da... Ah, però aspettate, da qui lo devo levare. Ci fa da supporto, quindi diciamo che il grosso dei combattimenti li facciamo noi. Quindi magari ogni tanto me ne scordo quando gioco. Impossibile. Impossibile cosa? Siamo degli dei. O meglio, eravamo degli dei. Ce l'hai fatta. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Sì, quindi devo scendere. Dobbiamo ritornare alla carrucola che ha distrutto Atreus. Che oh, lo so fare, lo so fare. Devi essere pronto. A cosa? Yarnafort. Arca beva, ragazzi, questo è un troll dei ghiacci. Bello. Bellissimo, questo è di ghiaccio. Ho combattuto anche uno di fuoco, che era una secondaria. E è fantastico, guardate quanto è brutto e diverso rispetto agli altri che abbiamo affrontato. Non gli hanno tolto ovviamente nulla, però è stato figo come evocazione. È spettacolare. Che poi aspettate, ragazzi, fatemici pensare un attimo. Vi ricordate che... Non mi ricordo se Brock o Sindri non mi sputare addosso. Ci aveva detto che la nostra ascia era stata forgiata dall'anima dei troll di ghiaccio. Potrebbero essere questi. No, ho lisciato. Tanto gli osta, vedete... Che gli dà. Gli mette tipo uno status viola, ma adesso gli è passato. Attento! Che figata, arriva pure i rinforzi. Dai! Liberiamoci però. Aspetta, prima degli scagnozzi. Che figata, signori! Che figata! Vado avanti di Superman Punch proprio. È andato giù, è andato giù. L'ho pure infuocato. Non vorrei essere al suo posto. Ah, non sono ancora finiti.
Figata, ragazzi. Veramente una figata. Però saranno ancora degli scagnozzi. Che... boh, bellissimo. Non sono scontri, almeno per il momento, giganteschi come negli altri God of War. Un po' più umano come situazione. Però è figo. Guarda che distruzione. Però questi sono forti, ragazzi. Vedete, quando si carica non lo possiamo colpire. Tipo adesso. Basta. Mi sono sfogato. Mi sono sfogato. Ragazzi, io direi che dopo tutte queste botte possiamo salutarci qui. Veramente è stata una puntata incredibile. Di nuovo saliremo sul picco della montagna. Questo è il fiume di pugnali, il nostro nuovo attacco runico leggero che abbiamo sbloccato. Sono tutti potenziabili. Io ancora non l'ho potenziati perché devo ancora capire quale voglio utilizzare. Magari me lo potrete suggerire sotto nei commenti. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, Amex Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Dai, vediamo un attimo che prendiamo. La robaccia. Fiamma ghiacciata. Quello che ci serve per potenziare l'ascia. Ve l'avevo detto che era un troll di ghiaccio. Bomba.